Dopo 2 ore di salita pesante, vi faccio vedere un po' di panorama. Questa è la prima avventura nel parco della Maiella orientale, quindi la parte più esposta verso la provincia di Chieti. Infatti siamo sopra Taranta Peligna, sono in compagnia di Daniele. Daniele, no, e Paolo, detto La Merla. Salve, salve a tutti. Oggi abbiamo preso il sentiero H6 e con un po' di fortuna, con molta fortuna, arriveremo sull'altare dello Stincone, attraversando praticamente il vallone di Taranta, che è questo qua sotto. Da qui si vede il Monte Porrara. Oggi siamo partiti da Taranta Peligna e siamo passati per questo rifugio qui, che è il rifugio Macchie di Taranta. È gestito dal CAI di Lanciano e abbiamo trovato anche i membri del CAI che stavano facendo lavori di manutenzione dopo che ieri hanno pernottato qui. Effettivamente oggi ho scelto la giornata forse più calda per fare un percorso di circa 20 km, passando per il sentiero H6 fino all'altare dello Stincone. Effettivamente si poteva fare in un giorno un po' più freschetto. Abbiamo appena intersecato il sentiero H4 che immette praticamente dentro al vallone di Taranta, e il paesaggio è già estremamente selvaggio, come potete vedere. Ci hanno detto poi i soci del CAI di Lanciano, che abbiamo incontrato giù al rifugio, che più avanti troveremo una fontana, un piccolo stazzo dove rifornire l'acqua, perché oggi è veramente veramente caldo, eh. Dopo circa un'oretta ripartiti dal rifugio Macchia di Taranta, trovate un fontanile a 100 metri da questa palina, quindi dal bivio del sentiero H4, dove potrete, anzi dovrete, fare rifornimento d'acqua, perché sarà l'ultimo punto acqua in tutta la zona. E qua vediamo la merla che si abbevera giustamente. Eccolo. Salute. Guarda qua. Vecchio stampo. Top, top. Subito dopo il fontanino, sulla destra, bisogna percorrere pure un piccolo tratto con una corda, con delle corde che è parecchio ripido. Ragazzi, siamo circa un'oretta dall'altare dello Stincone ed è veramente veramente dura. Fa un caldo assurdo. Per fortuna ogni tanto, quando ci si alza un po' di quota come adesso, tira un po' d'arietta, che sennò sarebbe veramente l'inferno. Ma allo stesso tempo è uno dei valloni più belli della Maiella. Questa è la Maiella selvaggia, guardate qua. Signore e signori, benvenuti all'altare dello Stincone. Manca solo qualche condor, poi direi che potremmo trovarci benissimo nel deserto dello Utah o nel Grand Canyon. Che ne pensate? Ragazzi, ci siamo quasi, ma la fatica che ho fatto oggi, che sto facendo oggi e che dovrò fare oggi,
è qualcosa di assurdo. Quindi, per tutta questa fatica, fatemi un regalo, iscrivetevi al canale e lasciate un like sotto al video. Ci vediamo in cima. Ragazzi, dopo 6 ore e mezza di cammino in salita costante, siamo arrivati finalmente alla cima dell'altare dello Stincone. Alle mie spalle, in fondo, c'è il Monte Amaro, lontanissimo. E questa esperienza sul vallone di Taranta è stato qualcosa di sconvolgente, ma soprattutto per la fatica, per il caldo e la lunghezza del percorso. Oggi comunque è un'escursione relativamente breve, sono 20 km. Ma all'incirca 2000 metri di dislivello positivo. Adesso 5 minuti di pausa, ma veramente 5, dopodiché torneremo giù per la stessa strada. Ragazzi, siamo finalmente tornati al mitico fontanino. E niente, siamo scesi in 1:20 più o meno, anzi 1:10. Siamo appena arrivati, dopo l'ultima salita della giornata, al valico sul rifugio Macchia di Taranta che vedete qui in basso. Questo vuol dire che tra circa 1:30, massimo 1:15 dovremmo riscendere in macchina. La discesa questa sarà veramente veramente dura, speriamo bene. Mentre scendiamo, davanti a noi in fondo qui si vedono tutti i monti frentani con la zona del lago di Bomba e Pennadomo. Sicuramente una zona dove vorrei andare prima o poi, perché non ci sono mai stato. Guardate che spettacolo l'asfalto fa paura. È bellissimo l'asfalto. Siamo arrivati all'asfalto dopo 11 ore di cammino. Riacquisto un po' di dignità e vi faccio sapere tra poco. Ragazzi, dire che ho recuperato la dignità è un po' una parola grossa, però comunque insomma mi sono cambiato, sono un attimo al fresco adesso. Sto aspettando il mio amico Daniele che sta scendendo proprio adesso, lui si trova leggermente più indietro rispetto a noi. E che dire, oggi è stata una delle escursioni più impegnative, più calde, più sofferte e più lunghe di tutta la mia carriera, ma è stata allo stesso tempo una delle più belle in assoluto. Come sempre, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete mai stati nel vallone di Taranta, qui a Taranta Peligna in provincia di Chieti. Qui da Taranta Peligna è tutto, io sono veramente distrutto e ci vediamo alla prossima avventura.